Anche la terza categoria, girone D, quello della delegazione di Catanzaro, ha il vincitore del campionato con una giornata di anticipo. È la Goodfellas di Catanzaro che, accontentandosi del pareggio nell'anticipo di sabato contro il Maida, 3-3 il risultato finale, approfitta della sconfitta del Tiriolo contro la Kennedy in trasferta Tiriolo e porta a 6 i punti di distacco appunto dalla squadra tiriolese e quindi se ne va in seconda categoria vincendo quindi il campionato con una giornata di anticipo. Per il resto dovremo vedere quello che succederà già domenica prossima per le posizioni dei rincalzi. Intanto nella giornata, nella domenica odierna, c'è stata la grandissima vittoria in trasferta dello Stare T che è andato a sbancare la partita lì, è andato a vincere la partita a Girifalco e a Cortale, chiedo scusa, e quindi raggiungendo e rimanendo in terza posizione insieme al Girifalco che dal canto suo ha vinto la partita anche in questo caso in trasferta a Serra Stretta per 3-1 il risultato dello Stalettia Cortale, il che comporta che il Cortale, che aveva l'opportunità, l'occasione di poter a sua volta scavalcare lo Staletti, invece si trova adesso nel relegato alla quinta posizione di classifica con 5 punti di distacco dalla Tiriolo, quindi probabilmente non potrà più guadagnare posizioni, ma rimane quinto certamente e dovrà disputare il playoff contro la seconda in classifica. In questo momento la classifica direbbe Tiriolo 41, Staletti 40 e Girifalco 40. Quindi domenica prossima si vedrà quelle che saranno le posizioni di queste squadre. C'è una partita importante anche domenica prossima tra Girifalco e Cortale, ma come dicevamo il Cortale non ha più speranze di raggiungere nessuno, quindi Girifalco potrebbe far suo l'incontro, come d'altra parte potrebbe farlo lo Staletti, e quindi chiudere entrambe le squadre in terza posizione, il che comporterebbe che il Tiriolo farebbe il play-off contro il Cortale e Staletti e Girifalco se la vedrebbero per l'altra promozione di questo campionato. Cosa che probabilmente si parla molto di derby di vicinanza e certamente sarà una delle due a poter gioire, poi l'altra probabilmente potrebbe sperare in un eventuale ripescaggio l'anno prossimo essendo sconfitta nelle semifinali, però in questo punto sono tutti discorsi da fare domenica prossima con i numeri ormai già acquisiti.